Grazie alla vittoria di ieri per 2-1 contro l'Ucraina, l'Italia raggiunge il secondo posto nel gruppo C per le qualificazioni agli europei del 2024. Abbiamo una partita in meno, ma comunque la classifica recita così: Inghilterra prima 13 punti, seconda Italia 7 punti con una partita in meno, sempre a 7 punti troviamo Macedonia, Ucraina e Ucraina, e ultima Malta a 0 punti. Una prestazione fondamentalmente dal carattere totalmente diverso rispetto a quella che è stata espletata, è stata mostrata contro la Macedonia del Nord, soprattutto per il piglio diverso che la squadra ha avuto sul campo da inizio partita. Una squadra fondamentalmente cambiata, perché non abbiamo più visto Mancini al centro della difesa, ma abbiamo visto Scalvini. Un centrocampo che, grazie anche agli infortuni Tonali, è stato comunque rivoluzionato contro la Macedonia. Abbiamo visto un centrocampo a tre con Barella, Cristante e Tonali sul centro-sinistra, mentre ieri abbiamo visto sul centro-destra Frattesi, Mediano, Locatelli, e sul centro-sinistra abbiamo visto Barella, quindi che ha cambiato zona di campo. E secondo me in questi cambiamenti c'è stato anche il fulcro della vittoria dell'Italia e soprattutto del cambio di atteggiamento. Se andiamo anche a vedere l'attacco contro la Macedonia, erano scesi in campo Politano, Immobile e Zaccagni, con Zaccagni che fondamentalmente è stato l'unico confermato. Ieri appunto hanno giocato Raspadori come punta centrale e sulla destra ha giocato Zaniolo, quindi Zaniolo e Zaccagni, due esterni a piede invertito. Ma partiamo da un'analisi appunto della prestazione, con più cattiveria, con più decisione, con più voglia di vincere, ma secondo me molto è stato dovuto anche da un cambio di atteggiamento, o meglio da un atteggiamento degli uomini scesi in campo. Cioè Frattesi ha avuto una gara diversa rispetto magari al Barella della prima partita, per esempio. Locatelli ha caratteristiche diverse rispetto a Cristante. Cristante come mediano alla Locatelli, ragazzi, zero proprio. Tu puoi mettere Cristante, ma come mediano di rottura. Se invece vuoi impostazione e anche una buona interdizione, metti Locatelli. Lo stesso Frattesi come mezzala ha caratteristiche diversissime rispetto a Tonali. Frattesi più di inserimento, ha molte più qualità, molte più senso del gol, molto più senso del gol, e quindi è normale che abbia segnato anche questi due gol, perché lui lo cerca. La mezzala per Frattesi è il ruolo ideale, e se già giocava benissimo col Sassuolo nel centrocampo a due, ma come centrocampista di incursione, figuriamoci come mezzala. Quando tu hai un mediano e l'altra mezzala tua compagna di reparto, che in caso tu avanzi di molto ti coprono i buchi. Quindi Frattesi è stato l'ago della bilancia, perché ha dato appunto qualità, cattiveria, voglia, fame, capacità di inserimento, attacco degli spazi. Ora, fondamentalmente, potenzialmente a centrocampo, che è il cervello del gioco del calcio, abbiamo quattro potenziali titolari: Frattesi, Tonali, Locatelli e Barella. Quindi è difficile anche scegliere tra questi giocatori, magari un Locatelli un po' più up and down. Però potenzialmente io vedrei bene un centrocampo con Barella sul centro-sinistra, Frattesi sul centro-destra, e se proprio vuoi fare un'alternanza, alterni Tonali con Locatelli. Voi mi direte, vabbè, Tonali però ha giocato in centrocampo 2, ha giocato a mezzala, sì, ma non ha negli inserimenti veri e propri il suo quid in più. Tonali fa legna, ma ha anche un buon piede. Quindi una versione un po' rivisitata di Locatelli, un po' più bustata sul fisico piuttosto magari che nel piede. Però sono giocatori che si possono anche complementare, ma si possono anche alternare. Diverso è Cristante. Cristante lo metti lì, però è più funzionale se tu vuoi un mediano che ti si abbassi in mezzo a difesa e hai due esterni che ti vanno costantemente in avanti. Quindi in primis la chiave è stata nel centrocampo, e poi vogliamo parlare anche del diverso approccio di Scalvini rispetto a Mancini, migliore con i piedi, infatti poi si
diciamo che si completava bene con bastoni, voglio dire, avere uno Scalvini, un bastoni, così, che sanno difendere, sanno anche impostare, veramente tanta roba. Ma soprattutto l'atteggiamento sempre di Scalvini in campo, alto, cattivo, in pressing, ma cattivo agonisticamente parlando, perché a livello di interventi, di tempismo e di pulizia di intervento, Scalvini è un altro pianeta rispetto a Mancini. Cioè Mancini sta nel nucleo della Terra, Scalvini è nella stratosfera. Cioè, quindi c'è un abisso di qualità, e Scalvini deve essere titolare in questa nazionale anche su un 2003, a 20 anni, sti cavoli. Anche se Scalvini giochi in un Atalanta mentre un Mancini giochi in una Roma, ma sti cavoli, ma che me frega, a me serve un difensore che renda. E Scalvini rende molto meglio piuttosto che Mancini. Diciamo che poi il gol dell'Ucraina è stato delineato, diciamo così, da un errore di Di Marco, ok? Però gli errori tecnici possono comunque capitare. In attacco mi è piaciuto tantissimo Raspadori, e devo dire che in un certo senso è un peccato che sia Napoli, perché un giocatore come lui sarebbe titolare in tante altre squadre in Italia, secondo me lo sarebbe anche la Juventus, per esempio. Ma con un Osimhen così è normale che Raspadori deve raccogliere un pochino le briciole. Però bisogna fare attenzione, perché se lui gioca veramente poco col Napoli, il suo processo di crescita rischia di rallentare. Quindi, secondo me, qualche squadra, Napoli in primis ovviamente, deve cominciarlo a inserire gradualmente, o meglio, il Napoli deve inserirlo gradualmente in squadra, dandogli più minutaggio. Di contro, se non lo trova, qualche altra squadra deve investirci, perché secondo me è veramente un peccato che faccia semplicemente il comprimario a Osimhen. Però dobbiamo vedere anche i lati negativi della prestazione. L'Italia ha tirato in totale 22 volte, l'Ucraina 9. In porta 5 volte l'Italia, 3 l'Ucraina. Quindi, a livello di proporzione, l'Italia ha tirato in porta una volta, diciamo, su 4, qualcosa, mentre l'Ucraina una volta su 3. Capite bene che se trovi una squadra molto più cinica e molto più abile tecnicamente, il secondo gol lo prendi. Invece l'Italia è stata un po' troppo imprecisa, cioè deve... Allora, tu sei 2-0, subisci 1-0 a causa di un errore tecnico, però il terzo gol devi farlo, perché hai le potenzialità, hai avuto sfiga, c'è stata anche la traversa, ci sono stati quei due tiri rimpallati, però più cattiveria nel cercare il terzo gol. Primo tempo dominato, il secondo se no molto gestione, però ti bastava che il tiro, adesso non mi ricordo di chi, o il colpo di testa di Konoplia, mi pare che si chiami, il terzino destro, bastava che il cross fosse un pochino più verso la porta piuttosto che verso l'esterno della porta, Konoplia, colpo di testa, poteva anche spiazzarti, o meglio, poteva anticipare Donnarumma e batterlo sulla sua sinistra. Gli basta poi sul 2-1, quando domini ma tu non concludi, basta quel poco di sfiga che tu il gol lo prendi. Un Donnarumma che comunque ha fatto una buona prestazione, capibili, cioè, io non fischierei, però vabbè, capibile alla fin fine, fischia Donnarumma, una parte del gioco che devi fare, però ecco, anche dichiarazioni della gente di Enzo Raiola, o Raiola, sul discorso è schifo, cazzate, stronzate. Allora, uno come Donnarumma attira le polemiche, le critiche, così come gli onori. Fatto sta che Donnarumma le cappellate le ha fatte, e non si può pretendere che solo tanto perché si chiami Donnarumma abbia sempre i favori dei pronostici e i favori dei giudizi. No. E non sono neanche d'accordo con quello che ha detto Spalletti prima della gara.
perché il talento va bene, devi lavorarci, ma non stiamo parlando di un diciottenne in primis, e seconda cosa, non vuol dire che uno debba giocare perché è talentuoso, deve giocare perché rende. Se Vicario è meno talentuoso di Donnarumma a livello di potenzialità, ma può rendere di più, o magari ha dimostrato di rendere di più, tu metti Vicario, tu metti Meret, tu metti Provedel, tu metti Perini, quello che ti pare. Ma non esiste che Donnarumma abbia il posto fisso soltanto per il suo talento, perché il talento devi tradurlo in concretezza. Se tu non lo traduci in concretezza, ma sei un po' raffazzonato, al netto delle buone parate che fa, perché ragazzi non si può negare che faccia anche buone parate, ma al netto di questo non puoi giocare soltanto per il talento, perché ripeto, Buffon alla sua età era almeno il doppio più affidabile di Donnarumma. Quindi piano con i giudizi, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ripeto, prestazione secondo me molto positiva, ma devono essere le basi. Non esiste che adesso la prossima partita entri molle ed entri con le gona di mosce. Devi mantenere ora questo tipo di filosofia e di approccio alla gara, perché altrimenti non si va lontano, e quindi bisogna vedere sia i positivi che i negativi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.